Bentornati con la nostra rubrica Medicina Regione Lazio ed è tornata a trovarci una vecchia conoscenza, vecchia nel senso che l'abbiamo già ospitata altre tre volte precedentemente, il medico oncologo, la dottoressa Sveva Macrini. Grazie, ben ritrovati. Grazie a lei dottoressa e ben ritrovata, è sempre un piacere. Anche perché, dicevamo prima, microfoni spenti, purtroppo l'oncologia è un argomento molto vasto e sicuramente ha vari argomenti, ha varie sfaccettature per poter essere chiaramente affrontato sotto vari aspetti. Questa volta parliamo di un argomento che può anche avere il sapore legato al futuro, quindi di quello che può essere lo sviluppo della telemedicina in Italia e il suo potenziale supporto all'oncologia. Quindi chiaramente parliamo di una cosa che può rappresentare una svolta. Sì. A lei la parola, dottoressa. Può rappresentare una svolta anche perché nonostante i nostri amministratori, sia in ambito di salute che legislatori, facciano di tutto per togliere fondi e chiudere i servizi, perché è quello che sta succedendo soprattutto nelle ASL che vengono commissariate, tutto quello che non è strettamente necessario viene tagliato perché vuol dire che sono fuori budget. E in realtà nel PNRR, nella voce del capitolo 6, c'è una voce dedicata proprio alla telemedicina e l'altra invece ai servizi territoriali che stanno cercando più o meno di sviluppare. Quella dedicata alla telemedicina è una nota dolente perché in realtà si è attivato tutto un sistema che sta portando in maniera molto graduale, con intoppi, ripetizioni di appalti a livello di Agenas, che è quello che si occupa di questo problema, allo sviluppo di una piattaforma nazionale di telemedicina che dovrebbe essere a servizio gratuitamente per tutti. Cosa succede? In realtà, per la deroga al capitolo quinto della Costituzione, le regioni, nella conferenza Stato-Regioni, ogni regione ha il controllo su quello che è il proprio sistema salute, e molte si sono già dotate dei sistemi di telemedicina, per cui o prendono quello, se non rispondono a certe caratteristiche che sono interfacciabili con quello sviluppato a livello nazionale, non possono continuare a utilizzare quel sistema. E che cosa facciamo di quei dati? Come li rendiamo fruibili? Certo. E l'altro problema è quello appunto di mettere insieme più sistemi che ragionano e lavorano in maniera diversa, anche a velocità differenti. Ci sono dei programmi più o meno performanti che possano consentire appunto di vedere i dati dei pazienti. Se il paziente mi arriva da Reggio Calabria, devo essere in grado di vedere la sua TAC, di vedere le sue analisi, senza che il paziente mi porti anche perché nell'oncologia è normale l'utilizzo di secondi opinioni, soprattutto in centri di riferimento per patologie, in particolare quelle rare, che vengono concentrate tutte insieme, per cui è normale che ci sia una migrazione sanitaria. Di solito c'è un gradiente sud verso nord, per cui molte persone si curano lontano da casa, e questo crea anche problemi per logistici certo. E problemi di rimborsi, perché alcune regioni sono insolventi, per cui abbiamo tutto un sistema che va resettato e messo a posto. E non è facile, perché poi la telemedicina, per essere applicata in maniera propria, ha bisogno di software potenti, che però sono all'interno di macchine che devono essere catalogate, classificate dall'Istituto Superiore di Sanità secondo le linee guida europee come dispositivi medici, per cui ci sono in giro dei vecchi macchinari di telemedicina che magari funzionano pure, però non rispettano certi requisiti, per cui non possono essere utilizzati, e quello è uno spreco di centinaia di migliaia di euro. Ecco, all'atto concreto pratico, no? Anche per farlo capire al nostro pubblico, qual è l'obiettivo della telemedicina? La telemedicina dovrebbe consentire di avere più vicino il paziente e poterlo seguire da remoto, vedendolo, effettuando anche analisi. A livello degli Stati Uniti, per esempio, mi aveva colpito molto che esisteva un tubo che poteva analizzare a livello dell'iride la concentrazione degli elettroliti e del glucosio ematico, per cui ci sono delle cose anche molto avveniristiche.
per cui potenzialmente potrebbe essere utile per esempio nell'ambito oncologico per seguire i pazienti che hanno finito la terapia, che sono in follow up, senza farli venire, soprattutto quelli in cui il follow up è dilatato nel corso del tempo e possono venire una volta l'anno o una volta ogni 6 mesi, magari una di queste volte farlo in telemedicina, e questo consentirebbe anche l'abbattimento delle liste d'attesa, perché i pazienti in follow up sono quelli che hanno risentito di più dell'ingolfamento causato dal Covid, e sono quelli che sono stati abbandonati per primi e che giustamente si sono ribellati perché sono pazienti anche loro. E per quello che mi riguarda, io sarei anche a favore, proprio per lo smaltimento delle liste d'attesa, nel fare le prime visite, ma con la modalità di teleconsulto, cioè partecipano alla televisita l'oncologo, il radioterapista, il radiologo, l'anatomopatologo, il genetista, per cui ognuno poi ci si fa insieme una sorta di mappa di quello che il paziente deve fare, per cui il radiologo gli dà l'appuntamento per la TAC, l'anatomopatologo gli dà l'appuntamento per fare il prelievo bioptico, lo specialista, l'oncologo gli dice no, non dobbiamo operare, dobbiamo fare prima la chemioterapia o prima la radioterapia. Avviene in tempo reale, il paziente esce dalla prima visita con tutta una tabella di marcia già fatta, ed è come se venisse programmato tutto in orizzontale invece che in verticale, perché altrimenti devo ogni volta ritorna dall'oncologo, l'oncologo manda da qualcun altro. In un momento fa quello che magari in una struttura ospedaliera farebbe in 10 giorni, 15 giorni, anche di più. E tra l'altro noi abbiamo anche dei tempi ristretti, perché nel momento in cui viene diagnosticato un tumore, se il tumore è un pochettino avanzato, abbiamo spesso la necessità di fare una chemioterapia per completare la sterilizzazione del campo operatorio, perché non vede le cellule quando il chirurgo opera, per cui noi abbiamo dei tempi ristretti. Al massimo, per esempio nel caso del colon, al massimo entro 8 settimane noi dobbiamo cominciare la chemioterapia, altrimenti l'effetto è di favorire il prolungamento della vita è inferiore alla tossicità che noi eroghiamo, per cui abbiamo dei tempi, abbiamo una timeline molto ristretta, e anche le prime diagnosi, soprattutto nelle persone giovani in cui i tumori corrono di più, dobbiamo essere altrettanto rapidi anche noi. Si utilizzano dei dispositivi particolari per la telemedicina? Sì, sono delle macchine che integrano i sistemi di radiologia, che si chiamano PACS, che integrano il sistema del laboratorio, dell'anatomia patologica, dove adesso sta entrando in maniera prepotente anche l'intelligenza artificiale, che ha la capacità di individuare situazioni simili molto più alta rispetto all'occhio umano, per cui vengono automatizzati dei processi che altrimenti richiedono più tempo. E questo, vedendo tutti i dati anche delle varie branche specialistiche e potendoli appunto integrare, viene stilato un referto che ha valore legale con la firma elettronica, e il paziente torna a casa con referto riceve il referto con la firma elettronica. Ovviamente se c'è un teleconsulto c'è la firma elettronica di più specialisti. Una cosa che a me piacerebbe molto sarebbe anche quella di fare il teleconsulto magari dopo la chirurgia, per rifare il punto delle situazione e avere a disposizione, per esempio nel caso appunto del cancro del colon, che è molto frequente, avere a disposizione un nutrizionista dedicato che può aiutare il paziente anche in caso debba sopportare la chemioterapia, che porta a un deperimento e all'assenza di appetito, e avere un fisioterapista dedicato, che per esempio mi è capitato di vedere in alcuni reparti, ho girato molto per l'Italia. In alcuni reparti si fa fare la fisioterapia con delle piccole ciclette mentre il paziente fa la chemioterapia, ed è un modo per distrarlo e anche per alzare la soglia del dolore, di resistenza, e avere meno disturbi, perché il paziente non si focalizza sul disturbo, ma e poi anche c'è proprio anche una questione, una maggiore ossigenazione, perché c'è una maggiore ossigenazione. Poi ci sono dei programmi di allenamento per i pazienti dedicati a loro, e questo hanno dimostrato anche un miglioramento della qualità di vita, per cui ci sono tutta una serie di professionalità. Lo psiconcologo, noi abbiamo una scuola, la scuola di psiconcologia italiana è una delle migliori al mondo. È una delle migliori al mondo, e io non riesco a disporre di uno psiconcologo, perché spesso vengono reclutati dalle associazioni e i loro contratti vengono ristabiliti di anno in anno, per cui non è certa la presenza,
e spesso neanche c'è, per cui io mi ritrovo a dover fare il nutrizionista, lo psicologo, cioè sono delle, ormai sono talmente specialisti anche per la parte della nutrizione per cui io mi trovo in difficoltà, e sarebbe molto comodo invece poterli contattare, avere un orario in cui magari si contattano e dicono: senti, c'è questo paziente, cosa potrebbe fare? Certo, sicuramente quello che dice lei, dottoressa, è molto importante. Io spero che da queste sue parole che lei abbia potuto dare un grande contributo informativo su questo fronte della telemedicina, che ha un quadro ancora che non è delineato. Non l'ha delineato, avevamo a livello di Istituto Superiore di Sanità, che di solito è quello che eroga le linee guida per l'utilizzo della telemedicina, c'è stato un lavoro di gruppo che però non è ancora terminato e speriamo di poterlo portare a compimento per stilare proprio le linee guida di utilizzo della telemedicina, anche facendoci forza delle esperienze molto positive alcune di alcune oncologie che hanno lavorato bene durante il Covid con dei programmi che già avevano in uso. Chiaro, e poi creare una linea guida nazionale uguale per ogni regione, che non ci siano differenze che chiaramente non portano a niente di buono. Allora, dottoressa, io la ringrazio per questo suo preziosissimo contributo informativo, che spero sia stato, e ne sono certo, gradito dal nostro pubblico e anche dalla comunità medica, perché i nostri interlocutori sono sia il pubblico, ma sono anche chiaramente coloro, gli operatori del mondo della salute. Prima di salutarla, l'indirizzo email s.macrini@usl.latina.it. Grazie dottoressa Sveva Macrini, e grazie per questo ciclo di appuntamenti con i quali abbiamo, diciamo, toccato varie sfere del mondo dell'oncologia. Grazie a voi per la possibilità. Grazie, a presto. A presto.